Ragazzi, welcome back. Sono 0DX, conosciuto anche come 0DX sul web. Super ciao ragazzi miei e bentornati sul mio secondo canale, sono 0DX. Secondo canale ancora per poco perché ormai abbiamo capito che ho due canali distinti, uno di video creativi e uno di videogiochi, quindi non è che c'è un primo e un secondo, sono due canali separati che voi mi state aiutando a sviluppare decentemente ed è bellissimo questa cosa, questo rapporto che si crea. Finalmente ci siamo arrivati all'ultimo episodio di Jack and Dexter The Precursor's Legacy. Episodio zitto, un po' di rispetto. Siamo alla fine, questo sarà l'episodio finale, conclusivo di questa serie. Andremo a vedere come finisce il gioco. Ed ecco dove eravamo rimasti all'ultimo episodio. Era ora che li faceste vivi. Anche noi siamo felici di vederti. Ti hanno messo a pulire per terra ora, eh? Non è il momento di scherzare, Dexter. Gol e Maya ci hanno rapito per assorbire le nostre energie e dare potenza alla loro terribile macchina. Sembra che abbiano montato ciò che rimaneva di un robot precursor con alcuni manufatti trovati scavando nella zona e che quindi abbiano aggiunto altre diavolerie create da loro, dando vita ad un mostro in grado di aprire i silos dell'eco oscuro. Se riesci a liberarci tutti e quattro, potremo unire i nostri poteri e distruggere lo scudo energetico intorno al robot prima che possano distruggere il mondo. Oh, è caduto dal nulla. Benissimo, come possiamo osservare siamo in questa mega struttura incredibile. Ci sono una serie di sfide, di percorsi. E ogni percorso ci porta a liberare uno dei quattro quanti sono? Tre più uno, perché quindi ogni saggio dell'eco corrispondente, insomma. Se tutto va bene con questo episodio dovremo platinare. Allora, dove andiamo? Di qua? Io vado di qua. Adesso c'è bisogno di un attimo di scaldamento. Di riscaldamento, perfetto, no di scaldamento. Quindi proprio, sì, io la mattina, ragazzi, sono così, io sono Diesel. Allora, i vari percorsi, no, perfetto, sì, era meglio andare di... Ecco, guarda, perfetto. Wow. Questo enorme Pac-Man rotante. Ma madonna, ma che è stamattina? Sono veramente dislessico. Allora, laggiù c'è una mosca scout. Il mio cervello ha bisogno di attivarsi, ragazzi. Io sono così. Allora, vediamo se ho capito. Sì. Oddio, partiamo subito benissimo. Questa è la parte che preferisco di questo livello. Con tutti questi salti, è bellissimo. Che bello. Oh, quante ce n'è? Mamma. E adesso prepariamoci. È bellissimo, Oh, ho notato una cosa. I globi, quando sono lontani, diventano dei cubetti. Guarda. Non avevo mai visto sta cosa. Probabilmente nella versione PS3 non c'era. Guarda, sono dei cubetti, ti avvicini e diventano dei globi definiti. Che figata, non avevo mai visto sta cosa. Vediamo se riesco a prenderli. No, devo saltarci, vabbè. Cioè, figata, insomma, solo io posso vedere la figata in queste cose. Però sono curiosità tecniche che mi allettano abbastanza. Oh! No, questo non era. Sono scomodo sulla sedia oggi. Che bello. Che carino. Come vi ho già detto nell'ultimo episodio, non c'è il mondo finale, c'è solo questa cosa di... per ora come faccio? Cioè, il mondo finale è un livellone enorme, non c'è il villaggio e non si sa bene perché. Non si sa se ci dovesse essere, però è stato tagliato perché magari i tempi di sviluppo, cioè, non riuscivano a rispettare le deadline. Secondo me... Cioè, è una mia personale teoria, ma secondo me è possibile. Perché è strano che ogni saggio abbia il suo villaggio, fa rima, e invece quello giallo non ce l'ha. Si trova la capanna del saggio giallo lì. È strana sta cosa. Mi sono veramente sempre chiesto. Non ci arrivo mai. Come cacchio devo fare? Aspetta, Sono un po'. No, è che sai, ho perso tempo a guardare i globi. Va bene. Ho fatto la cazzata, via. Ho perso tempo con globi e quindi ho perso tutto l'eco. Andare velocemente senza perdere la carica di eco, insomma la raccolta. A proposito di raccolte, guarda che bell'assist che mi sono dato. Non so se avete visto
il mio ultimo video sul mio canale dei video creativi, che sto mettendo delle raccolte di video passati. No, ho sbagliato. Vabbè, andiamo. Non ce la faccio mai. Sto mettendo delle raccolte di video passati proprio perché voglio che sia quella la nicchia di quel canale, di fare video fatti con un certo criterio, un certo... Quindi, dopo aver tolto completamente la parte... No, via, sono di fuori. Io sta cosa la facevo veramente alla prima. Abbiamo capito che il primo canale ha bisogno di essere ripulito dai videogiochi, comunque dal settore videogiochi, lasciare tutti i videogiochi su questo canale. Ah, pigliala! E il primo canale seguirà il percorso, un percorso creativo che vedremo dove andrà a finire. Io spero che non mi porti ad abbandonarlo del tutto, perché i video li voglio fare. Però per forza di cose ne farò meno, perché nonostante li stiamo scrivendo diversi corti, diversi sketch e altri scritti anche anni fa che non abbiamo mai fatto, e li vogliamo fare. Eccoci. Di sicuro lo tratterò molto meno da youtuber quel canale là. E quindi, non lo so ragazzi, non lo so, vediamo come va a finire. Ed ecco il saggio giallo. Rosso, giallo. Chi poteva pensare che sarei vissuto con la voce di Claudio Moneta il giorno in cui sarei stato salvato da un ragazzo e dal suo topo muschiato? Ah, gliela farò pagare cara a Golle e Maya per questo momento a dir poco imbarazzante. Che? Poi deciderò se mangiare del buon topo muschiato in umido. Altra cosa molto importante riguardo... Oddio, guarda che questo pezzo qui è incasinato. Allora, se vai giù, torni giù. Se invece vai di qua, continui fino a quel pezzo che abbiamo visto prima dove c'era la mosca. E infatti sì. Dicevo, un'altra cosa molto importante riguardo tutta questa faccenda del cambiare il canale, dividere i gaming e le cose creative, comporta un altro piccolo dettaglio non trascurabile, ovvero il nome di questo canale, che finora era l'ala ovest, ovvero la soffitta, perché appunto era nato come un canale di secondario dove mettere backstage, video speciali, cose, comunicazioni strane, video che non andavano sul primo canale. Oddio, vabbè, quando si aggrappa al blocco che cade è brutto. Ora, diventando piano piano un canale di gaming, questo nome non è molto adatto, è un po'... Chi non mi conosce arriva su questo canale e dice boh, ma chi è? Cos'è? Capito? È importantissimo il nome. E questo è un bel problema, perché io non ho la minima idea di come potrei chiamare il canale. Un po' avevo pensato lo chiamo Zero Play direttamente. Fa, no, ma qui devo alzare l'ISO perché è buio qui, Non c'è mai sole, non c'è mai luce. O lo chiamo direttamente Zero Play, però non lo so. Oppure, boh, 0DX gioca ai giochi, no, no, ho sbagliato, ecco, perché non ne ho veramente la minima idea. Quindi anche qui invoco il vostro consiglio. Non vi dico di consigliarmi proprio il nome, perché il nome deve nascere da me. Ma come dovrebbe essere il nome? Se dovrebbe avere il mio nome, dovrebbe chiamarsi 0DX direttamente, e quindi dovrei chiamare il primo canale in un altro modo. Oppure se questo canale dovrebbe essere... Potrebbe anche rimanere così, magari mi sto sbagliando e non è così importante come... guarda, però ho fatto la cazzata. Veramente non ne ho la più pallida idea, perché non ci ho ancora pensato bene. Oh, allora, questa parte è molto tricky, è molto incasinata, perché si muore facilmente, quindi ne vedremo delle belle. È molto... non lo so, sta cosa del nome, perfetto. È importante, quindi vediamo anche qui cosa ci inventiamo. 0DX Gaming però sarebbe veramente brutto, perché la maggior parte dei gamer hanno tutti il nome proprio. Quindi o lo chiamo 0DX o lo chiamo 0DXJTV. Guarda che bella ciambellona. Allora, no, l'ho preso male. Lo sapevo. Mi sa che qua ci vuole... No. Ottimo. Sempre stata così, qui è sempre diventata una morte a rota. Mi diverto a farlo così. Questa è una sezione veramente di platform sfrenato, proprio alla vecchia maniera, proprio questa parte. No, non la prenderò mai. Sì, ok. Qui ora è bellissimo, che te prendi l'eco e si alza tutta. Però ci devo arrivare. Mi sa che devo fare la rotolatina. Ce la posso fare. Sì. Che bello. Che bellino, guarda che spettacolo. Mi è sempre piaciuto un sacco questa parte. Prendilo. Che, oddio. Ah, ok. Questo ora mi brucia allegramente.
ma io salterò, ok? È molto Crash Bandicoot questa... No, ho perso l'eco. E ora come si fa? Aspetta. Forse è di qua c'è... infatti sì, ecco. I know the my chicken, not the chicken. Guarda un po'. Perché uno ti fa magari riprovare... Cioè è un tranellino, perché te sei portato a pensare che è con l'eco originale che devi arrivarci. E invece è di qua, ok. Ecco, sì, saggio blu. String. I trofei, si avvicina il platinino. Gran bel lavoro, qui c'è ragazzi, il punta spilling, ciao. Su di voi. Ciao, bella ammasso di metallo precursor. Quella pericolosa creatura meccanica non dovrà mai riuscire a sprigionare il suo terribile potere. Quindi proverò a mettere in funzione lo scudo, creando un condotto d'energia tra me e l'enorme varco che si trova al di sotto di essa. Bravo, ce l'hai fatta. Allora noi andiamo subito a cercare aiuto. Molto strano. Molto strano. Che bello. Ehi, fermo, fermo. No, vabbè. Ne mancano due. Vabbè, uno, perché poi Samus è quello finale. Ah, momento ruttino. Allora. Qui. Aspetta, che non mi ricordo qual è il pezzo finale. Allora, di là si, mi sa che si torna di là, quindi si va di qua. Guarda come sono bravo stavolta. Yeah! Ah, ok, sì. Ho capito. Questa parte anche così, ok, sono tutte difficili, non c'è difficili. Io mi ricordo quando ero piccolo di averci giocato per ore. Ora invece vedo che me la sto cavando abbastanza, nonostante sia morto abbastanza volte. Però ce la possiamo fare. No, vabbè. Ma io voglio fare così. Che culo. Ehi. No. Ah, ok. Sentiamo un'altra musica molto ambientale. Allora, qui vediamo se riuscirò a farla alla prima, non ci riuscirò mai. Come si fa? Vabbè, è impossibile. Se vuoi prendere globi non lo puoi fare prima. Però io posso provare a fare così. Sì, vabbè. Azzurro. No, no, sbagliato di nuovo. Vediamo a fa così, vediamo un po' se riesco. Sì! I bei trucchi del mestiere. Madonna, che palle! Giallo. Azzurro. Ho sbagliato di nuovo. No, ce la faccio. Sì! Beh, hai visto? Ah! E io pensavo che fosse finita, invece qui il coso con i seghesi. Queste cose con i seghesi. Abbiamo compagnia, Jack. Un bel po' di là. Guarda quanti seghesi che ci sono. Vabbè, ce la facciamo, dai. Non facciamoci spaventare dai seghesi. Andate a fanculo. Bastardi, puzzini. Fate schifo. No. Oh, ok. Uno, due. Madonna, come sa di Crash Bandicoot questo livello. Porca miseria, io non lo ricordavo così crescimentottoso. Vieni vi, oh scemo. Nonna. Ma guarda, cioè siamo qui e confondici per te. La porta è aperta, andiamo. Perfetto, ho fatto un salto perfetto. No. Allora. Ah, ancora piattaforme. Ah, c'è anche di qua, perfetto. Ed eccoci arrivati. Non è stato difficile. Liberami. Mancano pochi trofei. Donna, ce lo stia belli oggi. Non hanno nessuna forma. Alla fine siete arrivati a salvarmi. Sapete da quanto tempo sono qui? Perché ci avete impiegato tanto? Bene. Dunque, come vi chiamate?
Io sono Dexter. Lui è Jack. Eccomi. Bel lavoro, Dexter. Sei un vero eroe. Non capisco chi ha sta voce, perché l'ho già sentita proprio. Che gol lanci il suo robot. Anche nel gioco. Io utilizzerò, vediamo un po', il mio potere dell'eco per aprire lo scudo. Ed eccoci qua, tutti e tre liberati. Adesso bisogna liberare Samus. Saliamo su quelle piattaforme. Sì, perfetto. Allora, adesso qua appare la Gigino. Bisogna prendere i globi. Che palle. Sì. Però qua ci vuole un salto ben calibrato. Perfetto, ben calibrato. Ma forse anche col doppio salto, sì. Però arrivi molto all'incirca alla fine. Vediamo. Che bello. Attenzione, no, mi frega. Ma faccio così. No, perché hai fatto questo? No, ragazzi, però era un così ben fatto salto. Era. Vai. Oddio. Le scalette mobili sono le scale. A loro piace cambiare, guarda. Che bello, mamma, che bello, ma che bellezza, io non mi no, oh, non ci si capisce più niente. Eccoci, siamo già sopra, io me lo ricordavo più, e invece no, siamo già qua. Questa dovrebbe essere l'ultima batteria, l'ultima mosca scout. No, perché sbaglio sempre? Sempre. Questa, signori, è l'ultima mosca scout. Ok. Ho avuto un impeto. Come si dice? Accelerato. E ora dovrebbe essere l'ultimo globo anche. Madonna, che ansia quando io tanto ne ho lasciato qualcuno per forza. Non è possibile, questo è l'ultimo. Non era l'ultimo. No. Mi mancano tre globi. Li ho lasciati qua? No. Comunque questa dovrebbe essere l'ultima batteria. Però mi manca. Bel lavoro, ragazzi. Ora siete dei veri eroi. Unirò i poteri dell'eco verde con quelli degli altri tre saggi per aprire un banco. Guarda come impaziente Dexter, guarda che bello. Sì, mi sembra un buon inizio. Ma dopo che avrete aperto il varco, che cosa pensate? Cali di frame rate fastidiosissimi. Niente, Dexter. Che non c'erano nella versione PS2, nemmeno aperto. PS3 assolutamente. Ecco, vi dovrete occupare voi di distruggere il robot. Ottimo. Devo aiutare il tipo che mi ha trasformato in una palla di pelo a distruggere l'unica persona in grado di farmi tornare normale. Per prima cosa salvate il mondo. Poi cercheremo di convincere Gola ad aiutare Dexter. Certo. Sei arrivato troppo tardi, Samus. Quando avrò una quantità illimitata di eco oscuro, anche la chiave della creazione sarà mia. Ma questa è una follia! Liberare così tanto eco oscuro distruggerà tutto ciò che conosciamo. Considera bene quello che è successo a te. Ci ha dato una bellezza superiore a tutto ciò che voi potete capire. Bellezza? Vi siete guardati bene allo specchio di recente? Specchio? Aspetta, che fino a bravo, quando non dai, avremo aperto tutti i lo spiccoletto. Tu che ne dici? Ti va bene, basso e peloso? E pensare che voi due siete arrivati fin qui per cercare il mio aiuto. Pazzi, divertitevi con un posto in prima fila nella nuova creazione del mondo. Ma quelli lì, i tre globi. Sali sull'ascensore, presto, e ferma subito quel robot. Certo, lo fermo, ma prima i globi sono più importanti. Allora, vediamo.
Ecco, questa cosa di buttarsi e atterrare sul duro è difficile ma è fattibile. Hai visto? Ci vuole pratica. Eccoli, guardali. Perché l'avevo lasciato? Perché? Aspetta, io il livello inizia da... Vai via te. Il livello inizia da là. Ah, perfetto, sì. Sì, sì, questa labirintite del livello che ci impedisce. Ma... Oh! Maestro di globi. Però ora per tornare su, ma ammazzo, faccio prima. Guarda, va. Ah! Perfetto, perfetto. Ed ecco il bottone più grosso del mondo. Ah, ok, basta toccarlo per accendere. Quindi adesso finiamo. Prendiamo la batteria. No, 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 no. Perché? Premiamo il tastone. Eccoci qua. Qua c'è una quantità molto interessante di eco. Guarda che bello. E quello laggiù è niente po' di meno che il boss finale. Ora, a me piaceva farlo di giorno, però, questo livello. Però, vabbè. Ma forse si può fare solo di notte e dopo diventa giorno, può darsi. Un calo di frame rate pazzesco. Veramente pazzesco. Non so se si può vedere nel video perché il video è a 30 fotogrammi, invece il gioco è a 60. Però nella versione originale era, non c'erano assolutamente rallentamenti, ma lo sappiamo benissimo che questo porting su PS4 è un po' fallace, diciamo così. Ma io cosa devo fare? Non mi ricordo più, devo semplicemente sparare a lui? Sì, sì. Chiaramente boss finale che non è così difficile. Diciamo che è impegnativo, ma non così difficile. Come un po' tutti i boss, quei pochi boss. Anche ce ne sono due. Tre. Sì, due. L'eco non mi proteggerà. Allora. Allora, questi mostroidi che sembrano veramente delle robe che si vedono anche nel terzo Jack. I mostri finali si somigliano molto, sono stati ripresi anche apposta per fare un collegamento, ma somigliano veramente tanto. Andate via! Ma ragazzi! Veloce, 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 veloce! Vediamo se riusciamo a non morire, eh? Non credo però. Queste musiche sono... Oddio, lo sparacchione, no! Ah, scoppiano, sì. I tried. Tra l'altro questo mostro qua si vede anche in Jack 3, fa una specie di cameo, diciamo, che torna. C'è il cattivone del 3 che ritrova questo robot e si vede. È bello, è un bel momento del gioco quello lì, sì. C'è un altro boss, molto figo. No, 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 cari, questi Pokémon, sembrate veramente dei Pokémon. Io ho sempre pensato che Golem e Maya fossero dei cattivi alla Cortex. Che erano destinati a tornare in altri episodi, probabilmente. Io ho sempre pensato così, perché quando li sconfiggiamo in realtà non si vede che muoiano. Però poi sappiamo bene come è andata a finire con Jack 2, è stato stravolto tutto. E ora muoio. No, l'eco verde, dov'è l'eco verde? Ah, già, madonna, no. Madonna, spara, 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 spara. Oh, ecco verde, dov'è l'eco verde? Dov'è l'eco verde? Datemi l'eco verde. Ecco verde. Perché non c'è l'eco verde? È l'ultimo? Non mi ricordo più. No, questo è l'ultimo. E c'ho una vita sola. Ecco verde, ecco verde. No!
ancora. Madonna, che ansia! Non lo fare! Madonna, la paura che mi prendo perché non lo voglio rifare. No. Cioè, io veramente ho paura di morire perché non lo voglio rifare, perché sennò poi col montaggio ci impazzisco. Perfetto. Ah, è finito. Abbiamo... No, col caso. Ma che dico? Manca un bel pezzo. Manca il finale vero e proprio. Immagino il finale. L'eco luminoso. Ma allora esiste. L'eco luminoso. Non devo riuscire a prenderlo. L'eco luminoso potrebbe servire a farmi tornare normale. Oppure potrebbe fermare il robot. Restare peloso o salvare il mondo. Che scelta. Ok, va bene, salveremo il mondo, ma vediamo di fare in fretta prima che io cambi idea. E ora inizia a cadere i pezzettini di eco luminoso. E qui intanto sta per scoppiare tutto, quindi dovrebbe anche sbrigarsi eco luminoso a scendere. Guarda che bello, sembrano bello. E ora sta bene. Guarda che bellezza. Guarda che meraviglia. Vedi che sta diventando giorno. È fatto apposta che il finale lo devi vedere di giorno, perché c'ha quell'atmosfera particolare. E credo sia platinato adesso. Forse sono stato un po' troppo duro con voi, ragazzi. Grazie. Avete tutto quello che serve per diventare eroi. Ma ora, Dexter, non ti possiamo trasformare. Oh, non preoccuparti per me, baby. Sai come si dice di solito? Il vino buono sta in una botte piccolina. Jack, hai davvero un incredibile talento nel canalizzare l'eco. Samus, dopo tutto, potresti anche aver ragione su di lui. Sai chi era? Senza il tuo aiuto e senza le tue ingenuità, tutto ciò non sarebbe stato possibile. Chissà, forse abbiamo trovato un nuovo saggio ora che Gol e Maya non ci sono più. Già, Gol e Maya. Sì, l'eco oscuro probabilmente. Quindi loro erano destinati a tornare nel seguito. Ah, che importa? Che ritornino, possiamo sconfiggerli un'altra volta, vero Jack? Non ho detto bene, Jack? Wow, datti una calmata, ragazzo. Quindi adesso ci sono i titoli. Però a me veramente dispiace, perché mi sarebbe veramente piaciuto in un universo parallelo vedere cosa sarebbe venuto fuori, quale sarebbe stato anche il corso della serie e della Naughty Dog stessa, qualora avessero scelto di seguire la strada originale di Jack senza virare sul GTA per seguire, diciamo, il trend, o comunque una strada più sicura dal punto di vista delle vendite, che tra l'altro non so se poi questa strada abbia ripagato, perché alla fine non secondo me, anche se avessero continuato su questa strada, avrebbero fatto delle grandi cose. C'è Ernie Games, quindi abbiamo visto tutti i nomi, mutato musica, tutti i nomi della Naughty Dog storica di quel tempo là, che probabilmente era tutta gente che aveva lavorato anche a Crash. Charles Zembillas, che è lo stesso che ha disegnato Crash, Spyro, Daniele Demma, Giovanni Battezzato, perfetto, ho perso il filo del discorso, fantastico. Sindaco, Maurizio Torresano, ma... Come si chiama Torrisi? Ah, è vero! Perché infatti Paolo Torrisi era il nome d'arte di Maurizio Torresano, non era il suo nome vero. Tra l'altro gli somigliava anche un po' a Goku, non si vedrà mai, però c'aveva una somiglianza. Io con Wikipedia sono fissato. Shuei Yoshida, bellissimo, tutti i nomi... No, stavo dicendo della Naughty Dog. Ah, alcuni nomi che sono ancora nella Naughty Dog attuale, pochissimi, dell'originale sono rimasti pochi, ma credo proprio Eric Pangilian, non so com'è, un altro... Insomma, due o tre del team originale di Crash 1 sono ancora... nella Naughty Dog. Ma tra l'altro io credo che pigiando, premendo croce, eccoci,
Aspetta, stoppa. Quello che andiamo a vedere adesso è il finale con tutte le batterie. Se te finisci il gioco e ti mancano tutte le batterie, quello che vedrai non succederà, perché ci sarà questo portone chiuso e loro diranno dobbiamo avere tutte le batterie. Quindi se non hai appena preso tutte le batterie e non vuoi spoilerartelo, vabbè, chi se ne frega, dai. Eccoci. Per tutte le Yakko, che cosa può essere quello? Wow, si tratta di un antico portone Precursor. Sembra che per aprirlo dovremo riempire tutte 100 le fessure con delle batterie. Poi ce ne 101. Ma noi siamo degli eroi, ricordi? Eccoci qua, con le 100 batterie necessarie. Ma vuoi caso te le sei? 2 ore a appoggiare le batterie. Cosa succederà adesso? Sì, io quando lo feci, l'ansia proprio di oddio cosa succede, perché all'inizio non le avevo tutte, quindi sono andata indietro a cercarle. Oddio cosa succede, oddio guarda che presa, madonna cosa succede, oddio cosa c'è, che bello. Wow, ma che cos'è per voi? A me sembra così bello. Cosa c'è? Per tutti i Precursor. Cosa c'è? Beh, è questo. E uno rimaneva proprio così, rimani male così. E non lo saprai mai. Non sapremo mai, madonna, come fa che cazzo sta cosa. Non sapremo mai quali erano le originali intenzioni della Naughty Dog, a meno che non glielo andiamo a chiedere di persona. E io spero di andare alla Naughty Dog, quindi io farò gameplay di tutti i giochi del mondo per arrivare a avere 1 milione di iscritti e essere invitato alla Naughty Dog. Vado da loro e gli dico: ascoltami, te mi devi dire in inglese che cosa doveva essere quel cavolo di portale, perché io non ci dormo la notte. Cioè, io dormo, sì. Poi in Jack 2 questo portale viene riesumato. Io ve ne ho parlato anche nello Zero Play di Jack, ve lo lascio qui nella scheda, andatelo a vedere. Viene riesumato questo portale, viene trovata la scusa per giustificare il portale, ma si vede che è forzatissima, perché loro usano il portale per andare nel futuro. Tra l'altro è anche diverso questo portale. È chiaro che nello sviluppo di Jack and Dexter, alla fine dello sviluppo, non avevano la minima idea di cosa servisse questo portale. Probabilmente avevano qualche... mettendo questo portale alla fine loro avrebbero potuto invertarsi qualsiasi cosa. Però insomma, diciamo che la scelta proprio di aprire il portale, il fatto che te devi andare a cercare tutte le batterie per aprire il portale, lo apri e non si vede nulla, mi è sempre sembrata una cosa abbastanza brutta. Ho lato, è la cosa peggiore di questo gioco. Veramente io ci rimasi male a quel tempo. Probabilmente anche voi, se l'avete giocato, voi magari se l'avete giocato ora per la prima volta, diverso, perché avete comunque già Jack 2. Io invece poi dovetti aspettare un anno. Però questo portale mi è sempre rimasto qui. Insomma, non so veramente che altro dire se non andare a controllare trofei e notare che non carica. Ok, platinato. E abbiamo finito, ce l'abbiamo fatta. Uncharted 2, fatemi sapere se vi interessa il gameplay. Chiaramente non è una blind run, quindi so già tutto. Ma riguardo alle blind run, il 7 febbraio esce un giochino nuovo, insomma particolare. Esce Shadow of the Colossus, e la mia intenzione è di portarvi una blind run completa, ipoteticamente, o comunque almeno provarci a fare un paio di episodi. Mi piacerebbe sfruttare l'occasione per un gioco del genere, che si presta secondo me moltissimo ad essere blind runnato, visto che è un gioco molto, insomma, poetico, di Ueda, queste cose qua, che per me, insomma, ci sento parecchio. Aspetto il vostro feedback per sapere se la cosa vi interessa o no. Se non vi interessa, io lo faccio uguale, almeno un episodio lo voglio fare. Per tutto il resto, cari ragazzi, seguitemi sui social, Facebook, Twitter, Instagram. E importante cosa, molto importante, ho aperto un canale di Telegram. Trovate il link in descrizione, lo cliccate, vi si apre Telegram. Lo userò principalmente per le notifiche. Quando esce un video vi arriva la notifica, così siamo sicuri, perché YouTube non ci si può fidare di YouTube. Voi potete anche pigiare la campanella, dirgli di farti mandare tutte le notifiche, ma tanto poi non te le manda, e quindi vaffanculo. Ragazzi, è stato bello giocare insieme a voi a Jack and Dexter e riscoprire, riemozionarsi di nuovo con Jack and Dexter e condividere con voi la mia sapienza giaccosa. Ci vediamo al prossimo video. Tappino, super ciao.